Care amiche ed amici, in questo video, che per problemi tecnici non riuscirò ad editare, vi voglio commentare l'ultima notizia che ho ascoltato al telegiornale e che mi lascia sgomento. In un atto terroristico, in un attentato, hanno ammazzato due persone negli Stati Uniti. Ma la cosa che mi sconcerta di più, oltre al fatto che lo ha rivendicato l'ISIS, e di solito i terroristi colpivano fuori dagli Stati Uniti, ma a parte quello, è che questo attentato l'hanno fatto in occasione dell'ennesima manifestazione artistica, appannaggio della libertà di opinione e di espressione, nella quale si esibiscono disegnini e caricature su Mahoma, l'Islam, il Corano e i musulmani. Ora, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Dopo le atrocità che sono successe per colpa di questi disegni e queste caricature sull'Islam, su Mahoma, su Allah, in Olanda, in Belgio, in Danimarca, in Francia, in Australia, chissà anche dov'altro, adesso non bastava questo e addirittura hanno voluto raggiungere la loro quota di dabbadaggini negli Stati Uniti, promuovendo una manifestazione con premio di 10.000 dollari al fumettista che avrebbe sfottuto meglio l'Islam. Adesso vabbè, se trattasse della religione cattolica non succederebbe nulla. Andrebbe tutto a finire a tararruccio e vino. Ma con tutti i precedenti che ci sono, i terroristi che si incazzano perché fanno caricature sull'Islam e come pretesto vanno ad ammazzare persone, perché proprio negli Stati Uniti si vanno a cercare queste rogne? Saranno stati dei disegnatori poveri che per 10.000 dollari arrischiano la vita? O si sentivano estranei a quello che succedeva nel mondo, che dagli Stati Uniti si sentivano capaci di fare qualsiasi cosa in nome della satira. Però a me sembra che sono delle provocazioni intenzionali, certo. Badate bene, io non voglio giustificare i terroristi né quello che fanno, perché non è giusto qualunque cosa si faccia che ti ammazzino, anche se è una caricatura contro la religione. Però sapendo, ben sapendo i precedenti che già ci sono stati, perché andare a fare queste provocazioni? Io non riesco a capirlo. Per me bisogna essere stupidi per voler fare queste caricature contro l'Islam sapendo tutto quello che può accadere. Dovrebbero finirla, perché così si fomenta solo la violenza, l'odio. Più la violenza chiama violenza, la violenza dei disegni chiama la violenza fisica. Io non so dove andremo a finire. Sono dei barbari i teppisti che uccidono persone, ma anche mettersi nelle condizioni di giustificare l'omicidio con delle caricature mi sembra stupido. Ecco, questo è stato il mio breve giudizio a proposito della serie di attentati che stanno succedendo per colpa semplicemente di caricature e di vignette. Non è giustificato uccidere in nessun caso nessuno, meno che mai per una caricatura. Però ben sapendo quali violenze si suscitano facendo delle caricature su una determinata religione, io mi asterrei, non so voi. Ecco, commentatemi il video, votate mi piace e mettetelo fra i favoriti. Io sono disoccupato, vorrei che YouTube mi iniziasse a pagare. Ciao, dal vostro Santen Chan. E ancora oggi faccio questo video così, il mio secondo del giorno, senza editare, perché come potete vedere sto con lavori, allora non posso usare il computer. Userò il mio Samsung Galaxy Young 5360, che se YouTube mi iniziasse a pagare mi compro un Samsung Galaxy Note 5. Ciao!